Nuova edizione del nostro videogiornale, queste sono le principali notizie della giornata di oggi. Brendola, Luca Ghiotto, dopo la paura pronto a tornare in pista, il pilota è uscito quasi illeso. A distanza di 3 giorni dal pauroso incidente di Sochi in Russia in una corsa di Formula 2, il giovane vicentino si è lasciato alle spalle la disavventura e si farà trovare sulla griglia di partenza dopo la pausa. Nessuna polemica con l'avversario inglese che ha provocato il botto per il 25enne di Brendola, che ha riportato solo qualche acciacco. Arzignano, fungaiolo disperso, ricerche sospese, al soccorso alpino affidata l'ultima esplorazione. Il vertice delle forze di soccorso impegnate nelle perlustrazioni ha deciso di sospendere le operazioni a distanza di 10 giorni dalla scomparsa di Lorenzo Lavezzo. Per il 58enne di Arzignano ormai le speranze di ritrovarlo ancora in vita sono al lumicino. Gli scalatori del soccorso alpino proveranno a calarsi sulle pareti più inaccessibili appena il meteo lo consentirà. Vicenza, cocaina, marijuana, un piccolo coltello sequestrati al pusher sputadosi. Sia per lo spacciatore che per l'acquirente sono scattate sanzioni amministrative da 400 euro in virtù della nuova ordinanza del sindaco di Vicenza legata al contrasto dello smercio di droga in città. Inoltre, per un 34enne anche la denuncia canonica per detenzione e spaccio di stupefacenti, mentre per il cliente di 57 anni la segnalazione in prefettura. Altavilla Vicentina, doppio incidente tra Creazzo e Altavilla, entrambi provocati da automobilisti alticci. Una patente sospesa, una ritirata, il bilancio delle sanzioni comminate dalla polizia locale a 2 automobilisti poco inclini al rispetto del codice della strada nei giorni scorsi nell'Interland del capoluogo. Nessuno dei due si è fatto male seriamente, ma dovranno risarcire i danni per un pilone della luce abbattuto e per barriere sparchi traffico divelte. Recuaro Terme, alla montagna spaccata, abete secolare diventa scultura alta 4 metri di nome Etele. Domenica scorsa, nella suggestiva località della montagna spaccata, un fusto secolare di abete rosso si è trasformato in scultura di legno grazie alla maestria dell'artista Silvio Rizzato. La statua raffigura il personaggio leggendario Etele, una delle anguane dei boschi, altezza circa 4 metri. Recuaro Terme, la squadra di Cunegato è ufficiale, Storti, Sbalchiero, Ceola e Antoniazzi in giunta. Stamattina in sala consigliare l'ex primo cittadino di Valle del Pasubio, eletto sindaco alle elezioni comunali recenti, ha presentato la sua squadra di governo. Tanti i volti noti di amministrazioni precedenti e qualche novità per governare il prossimo quinquennio e rilanciare la promozione turistica del territorio. Tiene, nasce subito Naviga, il portale per 10.000 famiglie, una bussola virtuale per orientarsi, una sorta di raccordo sia sociale che virtuale tra famiglia e istituzioni. Pronto al varo ufficiale domani, giovedì 1 ottobre, lo sportello Famiglia di Tiene, ideato e costruito per agevolare uomini e donne nelle loro esigenze informative e nell'accesso ai servizi che il comune offre a loro. A spiegare l'utilità l'assessore Anna Maria Savio e il sindaco Giovanni Casarotto. Sant'Orso, Badanti, aperti 2 sportelli per aiutare le famiglie e fermare le assistenti familiari. L'iniziativa è frutto di un progetto di rete che vede la collaborazione di CULS 7 Pedemontana, Conferenza dei Sindaci, CISL Vicenza, Cooperativa Conte con il Comune di Sant'Orso in qualità di soggetto capofila. Il tutto con il finanziamento di Regione Veneto e Fondazione Cariverona nell'ambito del progetto Alto Vicentino Community. Schio, aperto il bando per l'edilizia residenziale pubblica, domande entro il 13 novembre. Le domande vanno presentate in comune online. Gli alloggi che a Schio sono destinati all'edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale e ATER sono in tutto 449. All'ultimo bando 2019 era ancora in corso di validità, erano pervenute 187 domande e solo 7 erano state escluse dalla graduatoria.
Siamo alla pagina dell'Eco Nazionale, per 8 città su 10, voto 0 per la qualità dell'aria, lo rileva Legambiente, la prima è Sassari, più di 8 città su 10 pagano pegno sullo smog, lo scrive Legambiente nel suo ultimo rapporto, sottolineando che l'85% di 97 città italiane è sotto la sufficienza per la qualità dell'aria. Siamo alla cronaca, omicidio Vannini, parla Antonio Ciontoli, chiedo perdono per quello che ho fatto, nuovo atto del processo d'appello bis per l'omicidio di Marco Vannini, cui si è arrivati dopo la pronuncia della Cassazione che ha annullato la condanna per omicidio colposo e chiesto di riconoscere il reato di omicidio volontario con dolo eventuale. Coronavirus, si leri sul vaccino, non è importante chi arriva prima ma che sia sicuro. La valutazione di una proroga allo stato d'emergenza coronavirus verrà fatta a ridosso del 15 ottobre. Al momento i numeri non giustificherebbero un lockdown totale, così il ministro della Salute Speranza che ieri ha preannunciato una coraggiosa riforma del Servizio Sanitario Nazionale. Siamo all'estero, voto USA. Primo duello tra Trump e Biden all'insegna degli insulti. Donald Trump, 60% dei telespettatori contro il 28% che hanno indicato il presidente americano come vincitore secondo un instant poll della CNN. È tutto, grazie dell'attenzione.